di entrare un po' nelle cose anche più tecniche, di ascoltare un brano del Santo Padre, volevo che il professor Noia ci spiegasse un pochino uno di noi. Dal punto di vista scientifico, lei Sì, ha tanti argomenti. no, ma la cosa che colpisce di questa argomentazione che diceva prima la professoressa Casini è questo, cioè perché chi ha paura dell'embrione? Chi ha paura della figura più debole, del bambino cosiddetto il più povero tra i poveri, come diceva, perché si ha paura della verità sull'embrione? E questa non è una verità ideologica, ma quello che ho presentato io anche proprio al Parlamento europeo 2 volte a Bruxelles e anche nel Parlamento sia a Bruxelles che a Strasburgo. Strasburgo, è questo. Quali sono i fondamenti scientifici che dicono che l'embrione è uno di noi? Cioè, quali sono i diritti che ogni persona ha? Perché l'embrione è uno di noi? Innanzitutto perché è un protagonista. E questo non lo dice una scienza cattolica, ma lo dice la scienza con la S maiuscola. È un protagonista perché subito dopo il concepimento, già prima dell'impianto, riesce a sopravvivere 8 giorni senza ossigeno, innescando dei meccanismi di shift metabolico, cioè cambiando le fonti di energia che da ossigenative diventano quelle degli zuccheri che sono nell'ambiente della tuba e che si porta dietro l'ovulo femminile. Una volta che lo zigote è avvenuto, che l'individuo comincia a dirigere il suo progetto genomico, quindi ha una sua identità ben precisa, ha una sua unicità e questa è certificata dalle sequenze degli amminoacidi che sono specifici per ciascuno di noi. Ha un'autonomia biologica, riesce a sopravvivere in ambiente difficile, dirige insieme alla madre il progetto genomico e poi soprattutto parla con la madre, fa il crosstalk, cioè dà un linguaggio, una serie di segnali per dire io ci sono. Ecco, questo se lo vediamo da un punto di vista poetico è bellissimo, ma se lo vediamo da un punto di vista scientifico è stupendo. Perché? Perché se non ci fosse questo dialogo, noi abbiamo il corredo cromosomico, ognuno di noi, per il 50% del padre. Noi dovremmo essere stati rigettati tutti. E perché, pur avendo il 50% di diversità da nostra madre, siamo stati accettati? Perché questo linguaggio, questo scambio di segnali immunologici, biochimici e ormonali, ha permesso alla madre di riconoscerci e di poterlo accettare nell'impianto. Questo è il suo protagonismo. Poi c'è il secondo aspetto, è relazionato non solo dal punto di vista biologico, ma addirittura il bambino, l'embrione, il feto, è medico della madre. Dicevamo prima che vi sono evidenze scientifiche dove le cellule staminali del figlio passano la placenta e vanno a circoscrivere o tumori tiroidei o problemi epatici, come è successo in una ragazza che, avendo avuto una grave epatite da virus dell'epatite C, aveva dei problemi di ingravescenza, di aggravamento. Le è stato consigliato l'interruzione volontaria perché non sapeva che l'interferon si può usare anche in gravidanza, in alcuni casi specifici. Bene, questa fa un'interruzione. E purtroppo il bambino al quinto mese non ha capacità di respirare e muore. Lei fa una biopsia dopo 6 mesi e trovano che le cellule staminali del figlio erano passate prima dell'interruzione verso la madre, si erano trasformate in cellule epatiche per circoscrivere le lesioni indotte dal virus. Se non è capacità curativa del figlio verso la madre, che cosa è? Cioè il bambino manda alla mamma delle cellule che poi... Vanno a curare proprio il problema, sia di tipo, diciamo in questo caso dovuto al virus, ma anche in caso di tumori, come è avvenuto come ha dimostrato la professoressa Diana Bianchi, per un caso di gozzo tiroideo, in cui le cellule staminali del figlio erano passate verso la madre, si erano trasformate in cellule della tiroide e avevano circoscritto la lesione. Questo è un'evidenza che il figlio cura la madre, che c'è una simbiosi talmente forte, biologica, tra il figlio e la madre, che quando questo poi viene interrotta, e questo non è ideologismo, è evidenza scientifica, la donna soffre di depressioni, anche bipolari molto gravi, che portano la salute psicologica della madre ad essere molto, molto messa in pericolo. Il terzo aspetto, il terzo diritto nasce dal fatto che oggi, e io nella mia esperienza in questi 35 anni ho curato tantissimi bambini, il feto in utero è un paziente a tutti gli effetti. Con tecniche invasive di terza generazione, guidate dall'ecografia, possiamo
andare dentro il corpo del bambino, fare prima un'analgesia, prima che passi l'ago, per non fargli sentire il dolore, quindi fare una palliazione, che in questo caso è nocicettivo, cioè non li facciamo sentire dolore, facciamo un'analgesia, in modo tale che con quell'ago togliamo i liquidi pericolosi per la vita del bambino e in questo modo, in queste situazioni, sopravvivenze che erano del 12-15% arrivano al 79%. Quindi tre cose, è un protagonista, è relazionato e può essere curato. Sono tre elementi scientifici di un'evidenza grande, grossa letteratura scientifica, che dimostrano che il feto è un individuo umano, una persona relazionata. Ci sono le basi per i diritti dell'embrione, ci sono le basi per dire che è uno di noi.